Vi dicevo, la prima esercitazione che farete è sulla taratura del voltmetro, poi ne farete un'altra sull'uso del multimetro semplicemente per fare misure di tensione, di corrente e di misure di tensione e di corrente. Nella terza esercitazione, nella seconda esercitazione con il multimetro, voi farete sia la misura di resistenza utilizzando direttamente il multimetro in funzione da ohmmetro, sia realizzerete la misura utilizzando due multimetri, uno che fa il voltmetro e uno che fa l'amperometro. Realizzerete quindi un primo semplice metodo di misura che prende il nome di metodo voltamperometrico. Anche su questo argomento trovate un PowerPoint che descrive le stesse cose che io vi sto per raccontare sulla lavagna, a secondo di come preferite. Utilizzate questo strumento, la mia lezione seguita, registrata come preferite, piuttosto che il PowerPoint, piuttosto che anche delle dispense sulla lavagna. Che vuol dire misura di una resistenza con un metodo voltamperometrico? Vuol dire che io ho una resistenza Rx di valore incognito e ho un voltmetro e un amperometro. L'amperometro lo metto in serie e non ho dubbi. Il voltmetro lo metto in parallelo, ma a questo punto ho due possibilità. Metterlo in posizione A o in posizione B. Vedete, in nessuno dei due casi riesco a realizzare una configurazione ideale. Perché? Perché nel caso in cui mi metto in posizione A, cosa succede? L'amperometro legge la corrente che va sulla resistenza. Il voltmetro, invece, misura la tensione che cade sull'amperometro più la tensione che cade sulla resistenza incognita. Quindi la misura di tensione non è quella ideale che io dovrei realizzare, perché io dovrei fare il rapporto fra caduta di tensione su Rx e corrente che attraversa Rx. Perché? Perché l'amperometro non è ideale, quindi c'è una certa caduta di tensione sull'amperometro, per quanto sia piccola questa caduta di tensione, io non riuscirò mai ad avere che il voltmetro mi misura la tensione sulla resistenza. Cosa succede se mi metto in B? In B la misura della caduta di tensione su Rx è quella che dovrebbe essere. La corrente che misura l'amperometro è la somma della corrente che va sulla Rx più il consumo del voltmetro, la corrente assorbita al voltmetro. Quindi non c'è niente da fare. Le due configurazioni sono caratterizzate da una non idealità. Andiamo a vedere quale delle due, quando avete, qualunque caso, ma anche nel corso di misure, non esce a questa, non sfugge a questa logica. Se ci sono due possibili soluzioni, devo esaminarle tutte e due e vedere se ce n'è una preferibile a un'altra, se sempre, se in che caso. Allora, partiamo dalla configurazione A, che prende il nome di configurazione con voltmetro. Ah, ragazzi, voltmetro. Molte persone negli istituti tecnici si sente voltometro. Allora, io sento voltometro e mi viene un crampo nella pancia. Ok? Quindi voltmetro. Voltmetro a monte. La configurazione B prenderà il nome di inserzione con voltmetro a valle. Questo concetto di monte e valle dipende dalla convenzione che noi usiamo. Noi ragioniamo sempre in una logica che va dal generatore verso il carico. Allora, se immaginiamo che questo fiume scorre da qui verso il carico, ecco che in questo prima inserzione il voltmetro è a monte dell'amperometro, in quest'altra è a valle. Se ragionassimo dal carico verso il generatore, questo sarebbe a monte e questo sarebbe a valle. Ma ripeto,
la logica è sempre dal generatore verso il carico. Voltmetro a monte. Abbiamo detto che la corrente misurata coincide con la corrente sul carico. La tensione misurata è pari alla tensione sul carico più la tensione, la caduta di tensione sull'amperometro. Se faccio il rapporto fra tensione misurata e corrente misurata, questa è pari alla tensione sul carico più la resistenza dell'amperometro per la corrente. Ora, misurata sul carico, abbiamo detto che coincidono, chiamiamola corrente sul carico, e con X, come la volete chiamare. Quando vado a dividere per i concili, ecco che ottengo che V con M su I con M è pari VC sui C, ma è proprio RX, più R con A. Da cui ottengo che la mia resistenza R con X è quello che mi aspettavo, cioè il rapporto fra la tensione e la corrente misurata non fa altro che misurare la serie tra la resistenza R con A e la resistenza R con X. R con X è pari a Vm su Im meno R con A. Quanto vale l'incertezza di misura? La U di Rx. Questa la posso vedere come una differenza fra due termini. Quindi abbiamo una radice quadrata dell'incertezza al quadrato di Vm su Im più l'incertezza al quadrato di R con A. Vi ricordo che anche se è più o meno è sempre una somma dei quadrati delle incertezze. Quanto vale l'incertezza di Vm su Im? Ebbene, io vi ricordo che l'incertezza relativa di Vm su Im è pari all'incertezza relativa di Vm al quadrato, l'incertezza relativa di Vm al quadrato. Per passare dalla relativa all'assoluta, devo, ricordate, per passare dall'assoluta alla relativa, la relativa è il rapporto fra l'incertezza e la grandezza. Quindi l'incertezza assoluta è pari all'incertezza relativa per la grandezza. Quindi l'incertezza al quadrato di Vm su Im è pari a Vm su Im al quadrato per l'incertezza relativa, ovvero per un punto quadro Vm più un quadro Vm. E questo è quello che mi consente di calcolare l'incertezza, la Rx in una configurazione con il volmetro a monte e calcolare l'incertezza di misura. Andiamo a vedere cosa succede con una inserzione con il volmetro a valle. Vuol dire che sto dicendo che io ho l'amperometro, il volmetro e la resistenza Rx. Allora, in questo caso la tensione misurata coincide con la tensione sul carico, con la tensione V con X. La corrente misurata invece coincide con la corrente sul carico più la corrente che interessa il volmetro.
In questo caso, poiché abbiamo un parallelo fra la resistenza del Regonix e fra la resistenza del voltmetro, mi conviene ragionare, scrivere queste formule in termini di ammettenze, non di resistenza. Se faccio V con M su V con M, questo è pari a I con C più la corrente che circola nel voltmetro è pari alla tensione misurata, la tensione sul carico, diviso la resistenza RV, diviso V con C. IC su VC è proprio G con X. 1 su RV è G con V. Da cui ottengo che l'ammettenza incognita non è nient'altro che I con M su V con M meno G con V. E posso tranquillamente fare la valutazione di incertezza nelle misure indirette ottenendo una formula identica a quella precedente. Allora, resta adesso un dubbio. Quale delle due inserzioni io preferisco? Di fatto, in entrambi i casi siamo in grado di calcolare l'incognita con la sua incertezza. Quindi potrei essere portato a dire che le due soluzioni sono assolutamente uguali. In realtà, è sempre cosa buona. Vedete, voi in ogni caso inserite nel calcolo dell'incertezza, l'abbiamo scritto qua, verrebbe lo stesso anche nell'altra relazione, l'incertezza su R reali, cioè l'incertezza sulla correzione che dobbiamo applicare, perché di fatto io in un caso calcolo la serie fra R e RX e quindi devo correggere questa serie eliminando R reali. Allora, è vero che io le correzioni sono sempre in grado di farle, ma poiché introduco l'incertezza della correzione, è bene che le correzioni siano il più piccolo possibile. Allora, quando è che nel caso del voltmetro a monte la correzione è piccola? Quando RA è piccola rispetto a RX. Quando è che la correzione nel caso di voltmetro a valle è piccola? Quando la RV è grande rispetto a RX. Quindi, diciamo, la soluzione diciamo, da memorizzare sempre è che nel caso che le R con X siano delle R di valore elevato, mi conviene l'inserzione a monte. Nel caso in cui le RX siano di valore piccolo, mi convengono le inserzioni a valle. E se le due correzioni sono più o meno dello stesso ordine di grandezza, come faccio? Cioè nella zona intermedia. Nella zona intermedia, io preferisco sempre l'inserzione a valle. Perché lo scoprite anche quando andrete a vedere le specifiche del costruttore per i motivi. Mentre l'incertezza, insomma, se andate a vedere i valori di RA e RV, vabbè, sono dei valori di resistenza, decine di megaohm, gigaohm nel caso di V, nel caso di RA, decine di ohm. Se andate a vedere le incertezze di RA, le incertezze di RV, scoprite che l'incertezza di RA è molto più elevata, molto significativamente più elevata delle incertezze con cui conosco le resistenze voltmetriche. Questo perché? Perché la resistenza voltmetrica è una resistenza, vedete, che riduce la corrente che circola nel voltmetro,
ed è una resistenza che nella sua vita viene attraversata da piccolissime correnti. Allora, per una resistenza, una vita in cui viene attraversata da poca corrente è una vita tranquilla. Quindi il costruttore riesce a garantire la precisione di questa resistenza in maniera abbastanza accurata. La resistenza serie di un amperometro è attraversata da correnti di ampere, per cui per quanto buona la potete fare, una corrente che è soggetta al passaggio di ampere, quindi a dissipazione di potenza, subisce degli invecchiamenti tali per cui le precisioni con cui possono essere fornite le resistenze serie degli amperometri dai costruttori sono molto peggiori di quelle dell'RD. Ecco perché a parità di valore della correzione, quindi per resistenze con X di valore diciamo medio, si preferisce l'inserzione RB, l'inserzione IB. Ok, io direi che per oggi può bastare. Se avete qualche domanda, intanto. Interrompiamo la registrazione.